Ciao a tutti, anime, bentornati su Quinta Dimensione Letture. Un saluto a tutti, andiamo a vedere subito la prossima settimana dal 18 al 24 novembre, ma il video è sempre valido. Ogni momento in cui tu lo trovi è sempre valido per da quando lo ascolti a una settimana. Scegli tra l'apatite blu, bellissima nostra apatite, e l'altrettanto bellissimo quarzo rosa. Preparerò adesso i mazzetti, scegli una di queste due letture. Nella descrizione del video trovi anche i tempi di ogni lettura. Scegline una, poi se vuoi puoi ascoltare l'altra. Ti ricordo, nella descrizione del video trovi tante informazioni, oltre ai tempi delle letture, e su quintadimensioneletture.it chi vuole fare i consulti può fare già da lì, dal mio sito. Leggete tutto quanto qua sotto, eh? Fate l'iscrizione al canale, chi vuole, chi ha piacere. Vediamo. Per la prossima settimana. Faremo diversi oracoli. E alla fine metteremo anche i tarocchi. Ecco, prossimi 7 giorni. Chi interessa, mettiamo anche una carta dell'oracolo dell'amore. Chi interessa, chi non interessa, comunque può, diciamo, scorrere oltre e ascoltare il resto delle carte. Vediamo ancora l'essere di luce, il maestro. Vediamo qual è l'apatite blu, quarzo rosa. Ecco qua il mio oracolo, i prossimi eventi oracolo, link in descrizione. Chi vuole farsi l'oracolo a casa da solo lo può acquistare. Leggi nella descrizione del video. Vediamo. Apatite blu. Siamo pronti, dopo metto i tarocchi al momento. Quindi, primo mazzo con l'apatite blu, secondo mazzo con il quarzo rosa. Ecco Spostiamo. Partiamo con l'apatite blu, la nostra bellissima apatite. Vediamo prima questo già primo carnet di oracoli e varie, poi mettiamo i tarocchi. Partiamo, vediamo prossima settimana cosa c'è. E qui c'è una ruota, qui c'è un mutamento, c'è un cambiamento, c'è un'energia che spinge per andare avanti. Qui si procede, anime, già la ruota stessa ve lo dice, quindi si cammina, si procede, il cerchio cosmico, tutto ciò che è cosmico, che è energia e che va avanti. Perciò io dico che da qua abbiamo una bella spinta nei prossimi 7 giorni nel continuare le nostre cose, che sia un cammino, un percorso, un obiettivo. Però abbiamo, appunto a brevissimo, da quando trovi questo video, già anche oggi, volendo, quando tu lo trovi, non importa quando l'ho messo io, quando lo senti tu anche il giorno stesso, già potrebbero esserci delle cose. Ovviamente commentate, fatemi sapere qua sotto nei commenti perché sono aperti. Quindi buon per te, perché comunque c'è un movimento a tuo favore. Perciò le cose vanno avanti. Faccio un esempio, visto che comunque è un collettivo, magari cose che sono ferme da tempo e che non prendono una direzione, non si sbloccano, ma quando risponderà quella situazione là, quando risponde quell'ufficio, quando va avanti questa cosa, o questa cosa ferma da tempo, nessuno mi fa sapere niente. Ecco, ho fatto alcuni, solo alcuni esempi di quello che può essere. Bene, qui abbiamo un movimento. Adesso vediamo poi se con le altre carte, compresi i tarocchi che metterò a breve, vediamo se ci dicono cosa, oppure chiaramente per ognuno la sua. Vediamo anche l'essere di luce. Qui abbiamo Raziel, grande maestro divino. Allora ti dice: comprensione spirituale. Ti sto comunicando informazioni e simboli esoterici per
per aiutarti a comprendere le verità spirituali, quindi comprensione, comprendere. Qui qualcuno è aiutato anche nel capire quello che sta accadendo. Mi rivolgo anche comunque a tutte quelle persone che sono in una fase di studio, di percorso, magari ci sono cose che a livello intuitivo, di conoscenza, sempre per sincronicità divina, chiaramente perfetta, perché ciò si manifesta quando sei pronta, cara anima, non è che si manifesta quando tu non puoi comprendere. La parola qui è comprensione e comprendere. Ti dice questo eccezionale, bellissimo, magnifico arcangelo, molto potente, magico, quasi alchimista, che ti sta rivelando qualcosa, probabilmente in sogno. C'è chi fa anche il decreto dell'arcangelo Raziel, magari è una conferma in più di quello che stai facendo, che sei ascoltato, che va bene. Anche quello c'è, si chiama il decreto dello scioglimento voti, blocchi e debiti karmici, che è in assoluto il più visto su questo canale perché ha dato tanti risultati, tantissimi. Perciò pensa un attimo, magari vai a sentire anche quel video. Perché magari è un invito per chi magari mi sto rivolgendo a chi magari conosce da poco il canale, eccetera. Magari è un invito a fare questo tipo di decreto che va a eliminare completamente tutto ciò che è un blocco, un filo energetico, un karma, un debito karmico, un patto, un voto, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere poi, ripeto, nei commenti se succede anche a voi, magari di notte o magari anche di giorno, magari in quei momenti in cui pregate, in cui decretate. Ci sono queste informazioni che ti stanno arrivando, va bene? Vediamo ancora per l'amore chi interessa sempre, risolvi le questioni familiari, quindi qui c'è qualcosa che blocca a livello di lezione non risolta. Perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Ecco qua che non è così raro che troviamo dei blocchi dovuti comunque a genealogie, quindi io qua direi assolutamente di fare il decreto dell'Arcangelo Raziel comunque. Perché va a toccare anche ciò che è familiare di debito anche tra gli stessi componenti delle stesse famiglie, che può essere un debito karmico, genealogico, di sangue, appunto. Per esempio, se nella vostra casa succedono sempre le stesse cose, tutti quelli che nascono, che ne so, adesso la butto là, nessuno riesce a fare un figlio, o tutti hanno quella stessa malattia, perché vi dicono che geneticamente ce l'ha avuta il nonno, ce l'ha pure quell'altro, ma non è solo quello però. Quindi, siccome è un decreto di luce, male non fa, io direi qua risolvi le questioni familiari con questo, secondo me vi porta a fare il decreto dell'Arcangelo Raziel. Dategli un'occhiata, se vi risuona subito, non appena lo sentite, è vostro, è per voi, quindi lo dovete fare. C'è un perdono anche probabilmente da sistemare, da fare, perché non sapete quante persone, anche in privato, studenti, ma anche no, anche altre persone comunque che dicono di aver praticato il perdono e poi andiamo a trovare insomma cose disastrose lo stesso, quindi o è stato fatto male o si hanno avuto informazioni sbagliate, non si sa, però qui probabilmente c'è un perdono ancora da perfezionare. Perché se succede questo, ti dice qua l'oracolo, ovviamente anche la tua vita amorosa, quindi col tuo partner, ne trarrà giovamento, quindi vuol dire che migliorerà anche la situazione di coppia, perciò magari se nella coppia in questo momento c'è un blocco, un problema, può dipendere anche da qualcosa che viene da dietro. Nel dubbio lo farei il decreto di Raziel. Vediamo che maestro c'è. Cernunnos, qui abbiamo tipo il cervo, vedete, però con il viso di un, sembra quasi quegli elfi, sembrano quegli elfi là. La forza della vita. Esprimi la tua passione. Potere sessuale e sensuale è incrementato, quindi cosa vuol dire? Che c'è anche un incremento a livello magari di primo chakra. Ci sono delle energie magari di risveglio a livello sensuale, anche di come ti senti tu, cara anima. Magari ti dai una svegliata, ecco, per dire, in quel senso. E anche qualcun altro proprio a livello anche sessuale, quindi magari ci possono essere situazioni la prossima settimana che vanno a risvegliare quella cosa lì, magari tanti già è così, tanti magari questa cosa si è un po' fermata, magari può riprendere, insomma, ci sono 10 miliardi di motivi su queste cose, cambiamenti personali, cose che ci sono state nella vita successe, quindi uno ha perso interesse magari su quell'ambito lì, tante sono le motivazioni, magari qualcuno entra, va in menopausa, quindi comunque c'è uno squilibrio ormonale, cioè, però da qui può essere che comunque la cosa va a sistemarsi un po', ovviamente sempre
se è gradita, perché se uno non gli interessa, mica uno muore, no? Però a chi interessa, guardate, infatti è venuta in fila anche col discorso coppia e amore, sempre se, io ripeto, tutto quello che noi vediamo è sempre comunque sotto libero arbitrio, perché la legge del libero arbitrio è fondamentale, perciò se una cosa non interessa nella propria vita, non la si fa, appunto, non è che perché si è visto un video si deve fare, no. Qui dovete esercitare il libero arbitrio e la volontà divina. Se una cosa non è per te, non è per te, magari è per qualcun altro. Non è che perché hai sentito questo video, hai scelto la patita blu, allora lo devi fare. Non funziona così, eh? Questi sono spunti, siccome sono collettivi, quindi cosa vuol dire? Che è per tanta gente. Acchiappa sicuramente qualcuno a cui serve quello che sto dicendo. Se non serve a te, magari ti servono le altre due. E queste due sono per un'altra persona. Così funziona. Attenzione alla dipendenza da questo tipo di cose, perché è tossica ed è nociva come tutte le dipendenze. Andiamo a vedere i prossimi eventi oracolo. Allora, intanto arriva un rimborso risarcimento, il denaro che aspettavi in arrivo, qualcuno che mi ha scritto da poco, non mi ricordo dove, se è sul video, su qualche video, che mi ha detto che gli è arrivato non molto tempo fa, è successo, c'è ancora questa energia, quindi fateci caso se qualcuno sta aspettando un rimborso. Oh, avete fatto una richiesta, ecco, appunto di rimborso, di revisione magari di alcune cose, ex lavori, cose che non vi quadravano e siete andati a far luce e fate bene, magari vi torna indietro qualcosa, o è proprio un rimborso o è un risarcimento per un danno, magari può essere anche, no? Avete chiesto un danno, avete chiesto i danni a qualcuno, magari un incidente, un problema, c'è stata una causa, insomma, tante cose ci sono, c'è anche questo risarcimento. Proseguiamo. Qualcuno verrà a trovarti, ricordo, è un oracolo positivo, quindi sono cose che vi fanno piacere. Riceverai una visita in casa, questa visita è gradita, te lo dico subito perché tanti no, no, no. Ecco, però questa visita è gradita probabilmente. Vediamo ancora una dichiarazione d'amore. Qui con l'amore ci muoviamo un po', vedo, eh. Anzi, andiamo di qua perché sennò poi non ho spazio per i tarocchi. In questa lettura mi sembra che l'argomento amore, sessualità, sia da prendere un attimo in considerazione, non da tutti, non da tutti. Però se ti risuona, sì. Se proprio è tutto no, cambia la lettura a questo punto, se è proprio tutto no. Ok? C'è questa dichiarazione d'amore, qualcuno ti dirà che ti ama, magari c'è una rinnovata passione nel rapporto di coppia, magari si va a risolvere questa cosa di blocco. Qualcuno ti dirà che ti ama, quindi c'è anche una dichiarazione proprio, cioè quello che magari era un tuo dubbio non ci sarà più perché comunque la persona manifesterà e dirà apertamente, chiaramente i propri sentimenti. Vediamo un altro, una risposta negativa, se hai pensato a qualcosa o qualcuno, la risposta è no, quindi probabilmente è un'altra persona o un'altra situazione, va bene? Che magari in questo momento potrebbe anche non venirti in mente, però non è esattamente tutto ciò che tu stai pensando, perché ognuno di noi ha comunque sempre quel tallone d'Achille che pensa a quella cosa, che vorrebbe quella cosa, no? Difficilmente una persona è neutra completamente al 100%, è normale sulla Terra essere così, però diciamo ci sono altre questioni, non è proprio quella questione che ti preme in questo momento, eh? Poi tutto può essere, per carità. Vediamo ancora, patite blu fra 7 giorni, entro 7 giorni. La prossima settimana la patite blu. Vediamo qualche evento, vedo un sacco di movimenti e di notizie come da ruota che ti è uscita all'inizio. Vediamo se ci apre un po' il panorama. Fate bene a sognare, sognate pure e cercate di guardare avanti perché avete tutti gli strumenti e anche il cielo è con voi qua. Io vedo un risultato positivo per chi sta progettando anche eventualmente ha in testa qualcosa, eh. La prossima settimana c'è una bella spinta anche nella progettazione, nelle cose appunto che riguardano progetti e andare avanti nelle cose, eh. Cioè, ci sono cose anche ferme da anni, vedo per qualcuno, però eccolo qua che c'è un bel cambiamento che porterà un maggiore equilibrio energetico che è, ripeto, fondamentale proprio per andare a realizzare le cose. Alcuni sono ancora un po' indecisi invece.
Lo faccio, non lo faccio, eh? Adesso chissà in quale gruppo sei tu, ovviamente commentate sotto, fatemi sapere. Qui ci sono gli indecisi e ci sono quelli che invece non smettono mai di crederci. Però c'è da lavorarci qui, cara anima, eh? Qui vedo un lavoro che va fatto. Ti dicono le carte di impegnarti in un certo senso, perché con questo 8 di spade anche ci fa capire che tu vedi molti ostacoli avanti a te, forse, ma in realtà è una tua ombra mentale, perché non ci sarebbero questi ostacoli in realtà. Oppure, anche se ci sono, intanto non sono tutti questi ostacoli che pensi tu. Secondo, in realtà il peggio è dietro di te, non è davanti a te. C'è rimasta una spada davanti. Quindi vuol dire che alle altre sette sono già alle tue spalle, quindi il più è fatto. C'è un'unica cosa ancora e poi puoi andare. Quindi ti dice che la maggior parte del lavoro l'hai fatto. Allora, se dovete festeggiare qualcosa, che c'è qualcosa nella vostra vita, c'è un bel festeggiamento anche. Invece, per chi riguarda il lavoro, ci sono dei begli accordi. Vi vedo insieme alle persone la prossima settimana, in senso positivo, secondo me sul lavoro, perché sta comunque vicino anche una carta di denari che poi è l'otto, quindi dovete lavorare comunque, dovete lavorare. Cose che anche sono state rallentate, io qua vedo comunque un procedere. Se avete a che fare con una persona, tendenzialmente potrebbe essere un datore di lavoro o qualcuno anche il compagno della propria vita, che è una persona molto tosta, molto dura, questa persona ancora permane in quello stato. Potrebbe essere anche in amore, magari aspettate un'apertura da qualcuno, in modo che possiate chiedere o procedere verso una certa strada che voi desiderate, ancora quella persona potrebbe essere come posso dire, un po' ostile nel lasciarsi proprio completamente andare. Ecco, questo c'è. Però io la cosa che vedo soprattutto è un avanzamento. Io vedo molto anche sul lavoro, cioè sulle vostre attività, sulle cose che andate a fare. L'amore può essere sistemato da qui. Se però sistemi la parte, diciamo, iniziale, cioè dove è stato bloccato, dov'è che blocca, se è su di te, ok, certamente, se è l'altra persona è un pochino più tosta perché dovrebbe, come dire, sentire qua e farsi tutto un lavoro che durerebbe anni. Quindi per quanto riguarda noi è un discorso. Se è un'altra persona che deve risolvere le questioni familiari, insomma, lì già è un po' più complicato, primo perché c'è libero arbitrio. Secondo, non possiamo ledere il libero arbitrio altrui, quindi non possiamo farne sul lavoro, su altri che non danno il libero arbitrio. Perché comunque, che il consenso, scusate, perché comunque da libero arbitrio non si può e la persona deve fare necessariamente un percorso personale, non possiamo obbligare gli altri a pensarla come noi e questo a volte è un problema, perché comunque uno vorrebbe aiutare, ma mica perché uno deve costringere, ma aiutare. E però la persona non collabora. Oppure a volte potrebbe anche non credere a queste cose, quindi è un po' più difficile. Se sei tu è tutto più facile perché tu puoi fare di te e per te quello che desideri, e quindi già è diverso. Però, cara patita blu, questo era quanto. Se vuoi ascolti anche l'altra lettura, tanto per ascoltare, ti ringrazio tantissimo. Fai iscrizione al canale, lascia un like al video, se vuoi condividi e io vado avanti. Lettura numero 2, chi ha scelto il quarzo rosa, cara anima, benvenuta qua o bentornata, saluto tutti quanti. Andiamo a vedere adesso intanto come prima parte gli oracoli, poi vediamo i tarocchi, se ci chiariscono di più o se più o meno rimane così. Partiamo, ecco, qui abbiamo la tendenza, purtroppo, non dico sempre, però spesso, a fare dei confronti. O comunque sempre a vedere se dall'altra parte va bene. O se sei meglio tu rispetto ad altre cose. Allora, questo non va bene. C'è la tendenza ancora qui forte allo scontro. Cioè, non stai in pace, in poche parole. Perché tendi sempre a voler vedere da qualcos'altro se tu vai bene. Invece tu devi essere autonoma, cara anima. Tu devi essere convinta. Non c'è bisogno dello scontro o del confronto o della lotta. O della cagnara, del litigio. Diciamo, cerchiamo, ecco, magari può essere anche in amore, può essere con qualcuno della famiglia, può
Può essere nel lavoro, insomma, tante sono le cose nella vita di ognuno. Ricordo che è un video collettivo. Se risuona, ok. Se non è per te, è per qualcun altro. Ascolta intanto la prima parte. Se proprio non è, ti invito ad ascoltare la apatite blu, cioè l'altra pietra. Quindi qui il discorso è centratura. Il discorso è rimani fedele a te stessa. Non hai bisogno che nessuno ti dica brava o bravo. Che qualcuno ti dà l'ok. Cerca di andartene dagli scontri. Se vedi aria di baruffa, che comincia qui qualcuno, no? Pronti per la cagnara, come si dice, vattene. Perché ti buttano addosso della spazzatura energetica che non ti fai un'idea. Vattene. Non aprire discorsi. Non stare a sentire. Vattene via perché togli l'energia brutta. Occhio anche se sei tu così, eh? Dobbiamo acquietarci. Vediamo un po', quarzo rosa chi c'è? Geremia ti dice va tutto bene, tutto sta andando come è giusto che vada, con gioie nascoste di cui presto ti accorgerai, quindi ci sono anche delle cose che stanno per arrivare a te. Geremia ti dice come è giusto che vada, non è detto che è sempre rose e fiori, come è giusto che vada, magari devi affrontare delle cose per arrivare a un determinato obiettivo. Ci sono, dice qua, delle gioie nascoste di cui presto ti accorgerai, quindi vuol dire presto, presto, magari anche nei prossimi giorni, ci sono delle cose belle che verranno svelate, che entreranno nella tua vita. Quindi tutto sta andando, anche se hai avuto una vita dura, appunto, che ne so, anche piena di scontri o persone, insomma, a cui piace tanto tanto discutere e sprecare energie, in realtà presto per te invece arriva un'altra occasione, arriva qualcosa di più bello, un'opportunità forse, adesso vediamo. Che cosa può arrivare? Vediamo ancora. Allora, chi interessa l'amore in questo momento ti dice meriti amore. Sei degno di essere amata. Commentate sotto, fatemi sapere anche qua nei commenti. Qui ci sono persone che forse hanno problemi con il terzo chakra, anche con il quarto. Ma soprattutto il fatto di meritare o non meritare risiede nel terzo, sicuramente. Un pochino forse anche a livello emozionale nel secondo. Ma ci vedo più il giallo. Qua ci vedo molto il giallo. Allora, se la vita, comunque sia, ti ha dato tante di quelle batoste, sei un'anima forte. Perché quelle batoste non te le hanno date perché non sapevano che fare. Te le hanno date perché tu le avresti sopportate e comunque ti avrebbero fatto arrivare ad un risultato, a qualche occasione che si può manifestare. Sicuramente molti non sono più le persone che erano una volta. Nel senso che comunque molto vi ha forgiato. Però sappi che non devi perdere la speranza, perché l'amore è la forza, l'energia più importante, proprio come attrazione, come legge, come movimento cosmico. L'amore ha una potenza di movimento in energia fortissima, che sia amore per un animale, amore per la natura, per la tua casa, per la tua vita e per te stessa. L'amore ha una potenza che potresti anche non fare più nessun altro esercizio. Se vi esercitaste nell'amare voi stessi, gran parte di tanti altri blocchi e problemi sparirebbero di conseguenza. Io ve lo dico. Quindi sappi che nonostante tutto meriti amore. Se non è un partner, è qualcun altro. È comunque attorno a te dove magari non ti senti amata, apprezzata, anima. Però non sei indegna. Questa è una cosa che forse ci è venuta fuori anche da un'infanzia particolare, dove non ci siamo sentiti amati, che ne so, dalla figura materna o dalla figura paterna, ma sento molto la figura materna in privato, eh? Ste donne, come si dice. La figura materna è un pochino più complicata. Poi anche, vabbè, pure la paterna, ma se dovessi fare un sondaggio viene fuori sicuramente la materna. Tu sei degna di essere amata, cara anima, che sia, ripeto, in un rapporto o no. In questi prossimi giorni che arrivano, rifletti un attimo, perché ti ho detto poco fa, se tu aumenti l'amore per te stessa, automaticamente vai già ad annullare senza lavorarci già diversi ostacoli. L'amore è una potenza, è dissolutore, spazza via come un tornado ciò che è più basso e inferiore a lui. Ecco perché dico, alziamo le ste energie. Alzando energie, automaticamente già ripuliamo altre cose senza andarci a mettere le mani. Proseguiamo, vediamo che essere arriva qua per te.
Ilarion, infatti, c'è la guarigione. Onora la tua sensitività, qui c'è una guarigione divina che ti sta arrivando. Allora, qui dice di ricaricare e guarire. Per ricaricarti e guarirti, ti dice Ilarion di isolarti un pochino, ma non è un isolamento negativo, è un isolamento di centratura, un isolamento di meditazione. E anche un po' di, infatti, come dicevo qua, andatevene via. Se ci sono posti in cui c'è lo scontro, in cui c'è la bassa energia, andatevene. Qui dice proprio ritirati, più o meno è quello. La tua luce può comunque sia anche supportare gli altri, quindi può essere anche un buon strumento di guarigione per gli altri, ma chiaramente se hai dei blocchi importanti non mettere le mani su nessuno. Questa è la regola numero uno. Se hai doti, talenti, eccetera, ma tu stessa non hai ancora un tipo di vita che ti può permettere di essere così serena, forte, attenzione, perché trasmettiamo quello che abbiamo noi anche agli altri. Ora non dico che c'è la perfezione sulla terra e siamo tutti sempre al 100%, neanche io lo sono, però dobbiamo stare a un certo livello, va bene? Intanto, qui, da quello che capisco, compresa la carta del merito amore, qui la persona che ascolta deve un attimo pensare di più a se stessa, risistemarsi, hai l'aiuto, fai il quinto raggio verde della guarigione, magari non solo il giovedì, che è raggio verde, ma anche tutti i giorni per un certo periodo. Perché se ti esce Ilarion c'è un motivo che è proprio il Chohan, che è il direttore divino del quinto raggio verde. C'è una guarigione divina in atto. Aumenta la tua energia. Tu sei una persona sensitiva, sei una persona che può aiutare anche gli altri, però queste qualità sono state un po' annebbiate e offuscate. Quindi riprendi e ripristina te stessa, ti dicono. Perciò ritirati un pochino a lavorare su di te. Meno confusione, meno gente, meno disturbi, ovviamente dove, laddove è possibile, chiaramente per il tipo di vita che fai, questo è un video per tanta gente, però qui ti consiglia serenamente un po' di isolamento. Buono, si intende buono, eh? Vediamo qualche evento dal mio oracolo. Festeggiamenti, quindi nei prossimi 7 giorni andiamo anche a festeggiare qualsiasi ambito, lavoro, famiglia, casa, extra attività che fate, quello che volete. C'è qualcosa da festeggiare, magari riesci ad avere qualcosa che chiedevi. Ci sono tantissimi motivi per cui si può festeggiare, anche senza motivo in realtà si può festeggiare. Punto. Uno si alza, quel giorno dice oggi vado a festeggiare qualcosa, vado a farmi un aperitivo, ma fatele queste cose. Non aspettiamo sempre che c'è qualcosa. Per stare bene, va sempre bene, qualsiasi giorno, minuto, anno. Sempre. Un nuovo contratto, forse festeggiamo questo per alcuni, eh? Qualsiasi ambito, anche qui, quindi può essere un contratto di casa, un contratto che magari aprite uno studio per fare qualcosa, una casa nuova, un lavoro nuovo. Qualsiasi ambito vuol dire che quello che ognuno di voi fa nella vita, perché non ci sono solo i contratti di casa e i contratti di lavoro. Ci sono anche degli accordi, chiamiamoli così, qui c'è scritto contratto, possono essere anche delle firme, magari, di accordo per un qualcosa, va bene? Però qui parla soprattutto e molto di contratti, quindi proprio dove magari poi c'è una durata della cosa, eh? Vediamo. Un invito di famiglia, chissà questi festeggiamenti qua, incontrerai i tuoi parenti, sono cose piacevoli, chiaramente perché hai buoni rapporti. Incontrerai i tuoi parenti perché c'è questo invito che ti invita, scusate che mi ripeto, ma proprio a qualcosa che non sia un festeggiamento, un qualcosa di qualcuno, eh? Inizio o raggiungimento di un percorso di studi, scuola, corsi extra. Qui qualcuno anche trova, diciamo, anche una strada per un, magari che ne so, una professione, un aggiornamento. Una formazione ulteriore che fate nel vostro campo, magari, no? Possono essere extra corsi, può essere proprio una scuola che iniziate. Magari qualcuno piace la naturopatia, magari, e poi sono scuole lunghe anche queste qui, anche se, insomma, però. Quindi o inizi o raggiungi, vuol dire che o lo cominci o lo finisci. Quindi vuol dire che qualcuno proprio ha questa spinta e va, qualcuno l'ha terminato. Quindi ottima notizia anche questo, perché quando arriviamo al conseguimento, comunque finale, no?
del nostro, che ne so, attestato, diploma, di quello che è sempre una bella cosa. Poi potete iniziare anche una carriera, magari, eh? Vediamo un po', prossimi 7 giorni ancora, per il quarzo rosa, lettura numero 2. Quarzo rosa, lettura numero 2. Qui vedo molta voglia di cambiare e andarsene, infatti. Qui potete anche dare, diciamo, un termine a qualcosa, iniziare qualcosa. Qui qualcuno ha molto voglia di chiudere qualcosa e ricominciare. Qualcuno anche con un uomo è anche in amore, devo dire, però. Anche in amore vedo qui, però, eh. Allora, potreste essere anche in un contratto, adesso perché... Mi rifaccio un attimo qua. Questo contratto può essere anche della casa, eh? Perché abbiamo l'asso di coppe che vuol dire anche l'acquisto, eh? Di una casa. Quindi potrebbe essere anche qualcosa di nuovo in questo senso. Potrebbe essere anche un fidanzamento, un matrimonio, comunque un qualcosa che va ad ufficializzarsi, perché comunque sull'amore qua lo vedo di movimento, eh? Vedo anche l'uomo del cuore, comunque non solo, vedo anche qualcuno un pochino più interessato al discorso fisico, magari un corteggiatore, ovviamente non per tutti, chiaramente, però vediamo un attimo ancora. Però quello che vedo forte è la forza di cambiamento. E questi tuoi doni, tue capacità che vedo qua, però che sono sotterrate, non riesci proprio a tirarle fuori. Ecco perché c'è l'Ilarion, eh? Anzi, tiriamolo fuori, non mi piace coprire il maestro. Ti diceva la tua luce che può supportare gli altri, la tua sensitività, però in questo momento è come se o ne percepisci molto poca o proprio te la senti un po' sottoterra. Lavoraci, dice, lavoraci nei prossimi giorni, lavora questa cosa. A volte pensi che sia tanto difficile raggiungere un risultato, in realtà non è così difficile, eh. Se c'è la tua, diciamo, dedizione totale ad un obiettivo, comunque lo vai a realizzare. Vedo comunque una ruota che gira. Attenzione alla tendenza di molti nei litigi. Attenzione, perché potrebbe ripresentarsi anche nella prossima settimana qualche battibecco di qualcosa con qualcuno. Quindi, allora, tu hai delle capacità. Hai delle cose che però in questo momento non sono in pieno potere, quindi qui ti vogliono dire recupera anche il tuo pieno potere, anche nei prossimi giorni, per esempio, mettiti sotto un attimo a livello spirituale, perché hai molte carte di spiritualità, di meditazione, di centratura, per raggiungere degli obiettivi e dei risultati. Non ci fissiamo di niente di quello che viene fuori qua, perché ognuno ha il potere personale di modificare qualsiasi momento del giorno, dell'ora, della notte, del giorno, del pomeriggio. Qualsiasi ora del giorno, quello che vuole. Io spero che questo sia chiaro, che sia al di là di ogni cosa, di quello che viene fuori in qualsiasi stesura di qualsiasi persona del mondo, tu hai il potere di modificare tutto. E quando sai che sei così potente, ti cambia la vita. Provare per credere. Qui li vedo degli spostamenti, dei movimenti, delle cose che intercedono, che vanno avanti, però qui c'è da trovare un attimo ancora di più un po' se stessi, un po' la centratura. C'è bisogno di guarigione, secondo me la carta che comanda oggi è questa qui per la lettura numero 2, perché dice che è come se avessi un po' sotterrato alcune cose. Tu hai delle qualità e dei talenti molto molto belli, però in questo momento ci sarebbe da tirarli un pochino più fuori, cara anima. Ricordati, Ilarion, fatti il quinto raggio verde, mi raccomando, perché è un raggio che ti può aiutare con tutto quello che è venuto fuori qua. Anche il discorso di non merito è un discorso bruttissimo, fa stare molto male, no? Il discorso di non sentirsi meritevoli e vedere magari sempre gli altri scorrere avanti e pensare, ma perché io che cos'ho? Tu non hai niente, sono affari loro. Tu pensa alla tua guarigione e alla tua sensitività, perché la tua luce, dice qua, può supportare, quindi avresti anche forse una missione della vita di supporto ad altri. Caro Quarzo Rosa, pensaci un po', lavoraci. Io ti ringrazio, ti invito a lasciarmi un like al video, un mi piace,
Iscriviti al canale se vuoi condividi. Ricorda a tutti, chi vuole una rispostina è a fronte di una piccolissima donazione su Ko-fi.com. C'è il link qua sotto in descrizione, c'è wise.com anche per i video consulti, leggete sotto, c'è tutto qua sotto. Vi ricordo infine quintadimensionaletture.it, il sito web, fate un giro sul sito. Se non trovate un servizio, mi scrivete comunque un'email, vediamo, perché non c'è tutto sul mio sito, però ci sono tante cose e c'è anche la sezione del menu che si chiama Contenuti, dove ci sono cose da leggere per voi, sempre inerenti al lavoro personale, crescita, ascensione, eccetera, eccetera. Grazie mille, care anime, vi aspetto presto su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie.